Mo calmi. Apri l'acqua. Vai, stai! Ti manca un po' di originalità! Le finite le uova? Siamo davanti al campo nomadi di Chiesa Rossa. Siamo entrati, abbiamo ricevuto, vedete dei capelli, acqua, uova, ci hanno tirato sassi, stoviglie, scope, e sono stata anche aggredita fisicamente, mi hanno messo le mani addosso. Perché? Perché evidentemente non vogliono che ci sia alcun controllo all'interno. Considerate che questo per assurdo è un campo nomadi irregolare e quindi io come consigliere comunale ho il diritto di ispezione, il diritto di entrare e vedere che cosa avviene. Ebbene, non mi è stato consentito, questo in realtà è terra di nessuno. All'interno la maggior parte delle persone non paga le utenze e ovviamente vivono chiaramente di espedienti, rubano, insomma, scippi, rapine. Questo è il campo nomadi della truffa dello champagne alle lemora, questo è il campo nomadi della truffa dei mobili. Si sono fatti, sono ordinati dei mobili a domicilio e poi li hanno rubati a domicilio. All'interno di questo campo ci sono anche tantissimi bambini che a quest'ora dovrebbero essere a scuola e invece sono qui, insultano le forze dell'ordine, insultano me, mi hanno dato epiteti che non voglio ripetere, hanno detto smirre di merda e tutto quello che voi potete immaginare. Non è concepibile che a Milano esista una realtà del genere, una realtà dove tra l'altro nemmeno le forze dell'ordine e chi è nelle istituzioni può entrare per controllare la situazione. È inconcepibile che il sindaco Sala non faccia nulla e che consenta a questo campo di rimanere così com'è. I campi nomadi vanno chiusi immediatamente. Rispetto all'ultima volta che sono stata qui, il campo nomadi si è allargato. Abbiamo visto delle nuove costruzioni, una villa enorme proprio appena realizzata. Insomma, mentre i tanti italiani che vanno a lavorare, pagano le tasse, fanno i mutui per comprare un alloggio, basta poter vivere qui nel campo nomadi che evidentemente esistono altre regole. Quindi tu puoi prendere tranquillamente e costruirti il tuo villaggio. Lozzo che tanto il sindaco Beppe Sala te lo lascia fare tranquillamente. Questa Milano deve smettere di andare avanti in questa maniera. Un campo nomadi come questo deve essere chiuso immediatamente.